Ok, ci stavamo facendo una corsetta qui per Roma e siamo finiti in uno di quei cantieri, un cantiere di bonifica. Cosa vuol dire? Mo adesso entreremo là dentro, guarda, là dentro. Qui dovranno, ricorda di nuovo me, qui dovranno costruire una casa. Quindi tutto quello che ci sarà qua verrà demolito, raso al suolo per costruire una casa. Quindi facciamo questo documento storico, vediamo qua, lavori di bonifica, bonifica e messa in sicurezza. Quindi è un lavoro di bonifica e messa in sicurezza. Vediamo un po' che cosa devono fare qua. Vieni. Quindi qua costruiranno probabilmente, non so che struttura, che cosa. Ma andiamo a vedere, vediamo il geologo. Che cosa vede il geologo qua? Venite. Va bene. Quello che vedete tutti, c'è qua uno scavo. E questo lo vedete tutti, di questo scavo qua. Tu sei lì. Allora, vediamo un po' che cosa si vede qua. Qua si vede che c'è del terreno argilloso, ok? E andiamo a vedere la fine, il risultato finale. Poi facciamo tutta l'analisi. Qui passava una strada, vedete? Questa probabilmente era la via Portuense, quindi blocchi di basalto sui quali passavano i carri, vedete proprio, si vedono le forme arrotondate dal passaggio dei carri, che qua passavano i carri. Vediamo il pacchetto stradale, come facevano le strade una volta i romani. Quindi, finito, strato di usura, quello che noi chiamiamo l'asfalto drenante, era questi blocchi basaltici. Sotto, fermati qua, sotto come fondazione, c'erano tutti questi blocchi di tufo, Quindi la fondazione della strada posata sopra l'argilla, c'erano tutti questi blocchi di tufo giallo. Sopra questi blocchi di tufo giallo vediamo che c'è un deposito, si vede lo spessore qui? C'è questo strato di 20 cm di ghiaia di origine calcarea, è duro. Sembra quasi quello che adesso nelle strade noi chiamiamo lo strato cementato, è più di uno stabilizzato, è un cementato. Esteticamente a vederlo la prima volta che sono venuto mi sembrava di dire, guarda, l'alluvione del Tevere è arrivato fino a questa quota qua. No, invece questo qui c'è la base, strato cementato, e sopra il cementato c'è appunto, guardalo qua, quindi probabilmente, vedi, la strada... Dove sono io adesso? Questo era il sottofondo, i blocchi di base della strada. I blocchi di base della strada, si vede anche qui, strato cementato e strato di usura. Ecco, questo è come facevano le strade, i romani. Quindi cosa vediamo ancora? Che questa strada è molto antica, perché guardate, quanto terreno si è riportato sopra, vedete? Quanto terreno, quanta argilla. Quindi il sito era tutto coperto da 3-4 metri di argilla. Io sono veramente entusiasta, come si dice, giusto? Di aver visto, di aver avuto la fortuna di vedere come facevano le strade romane. Ciao ragazzi, Berta Geologo.